Si gioca sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissima giornata, dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Con me in telecronaca, come sempre, c'è Lelia Dagni. Gara che può tenerci incollati alla sedia fino al fischio finale. Mi aspetto una partita fantastica, Lele. Nel calcio e nello sport in generale vale il motto vincere aiuta a vincere. Vedremo se sarà così anche per loro oggi. Sono reduci da un bel successo che ha contribuito a rafforzare la fiducia del gruppo. Però occhio a non mollare la presa. Le brutte figure sono sempre dietro l'angolo, soprattutto in caso di eccessiva sicurezza. Stanisic. Luis Felipe. Prova a farla filtrare. Balotelli. Prova a piazzare. Super parata qui. Occhio al corner. Buona la scelta di tempo, ma palla che finisce anche. Rodrigo. Proseguono nell'avanzata. Zaniolo. Krunic. Altro appoggio per Zaniolo. Servito Krunic. Possono passare in vantaggio. Murato dal difensore. È arrivato subito il gol dell'1-0. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Intervento pulito sull'avversario, recupera palla. Tsimikas. Stanisic. Ribalta sul fronte opposto. Ecco Balotelli. Deulofeu. Attenzione, occasione. Cerca il tocco sotto. E c'è il gol. Ha scavalcato il portiere col tocco sotto. Kimmich. Il Barcellona perde palla. Provano ad avanzare. Cerca il pallone profondo. E c'è la rete! Vanno a più tre con questo gol. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ecco Balotelli. Deulofeu. Posizione interessante per Deulofeu. Sembrava già dentro, decisiva qui la deviazione. Nessun problema qui per il portiere, nonostante il pressing. Efficace qui la lettura, palla in zona d'attacco. Avanza col pallone tra i piedi. Può mettere da lì. Ha risolto problemi con questo intervento decisivo. Occhio a Zaniolo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Riconquista la palla. Attaccano con più elementi. Può prendere la mira. E c'è il gol, e diventano 4 i gol di vantaggio. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Ottima lettura difensiva. Ha peccato di sufficienza, ha perso un pallone banale. Stanisic. Buona lettura qui, pallone recuperato.
guadagna metri Cristante. Passa il pallone. E c'è il gol, prestazione superlativa, tripletta per lui, non ci sono più aggettivi. C'è la norma del vantaggio per il Barça che può attaccare. Deulofeu. Occhio a Balotelli. Non concede nulla all'attaccante. Deulofeu. Il tecnico ha parecchio di cui essere contento per quello che si è visto finora, direi prestazione quasi perfetta della sua squadra. Sinceramente, Piero, la vigilia ci si aspettava, io per primo, una partita più combattuta, più equilibrata, e invece stiamo assistendo a un match a senso unico, Una squadra protagonista e l'altra costretta a guardare, è quasi impotente anche. Difficile capire dove finiscono i loro meriti e dove iniziano le colpe degli avversari. In ogni caso stanno dando una prova di grande forza. Anzi, una vera e propria lezione di calcio, diciamola tutta. Prova a cambiare gioco. La gira su Zaniolo. Buona occasione per Zaniolo. Tiro che spira non di molto sopra la traversa. La potenza c'è tutta. Arriva il fischio dell'arbitro, si chiude la prima frazione. Vero protagonista di questo match, come confermano anche i numeri. Ha letteralmente infiammato il match, tenendo sotto scacco la difesa avversaria. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Tocco per Ferran Torres. Ronald Araujo. Servito Araujo. Rodri. Riconsegnato il pallone dal Barcellona. Partono in contropiede. Ecco Balotelli. Indietro verso il compagno. Servito Krunic. Krunic. Palla molto interessante. Deve sfruttare questa occasione. E c'è il gol. E sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Calabria. Ferran Torres. Varane. Palla controllata da Kimmich. Occhio alle sovrapposizioni. Grande giocata, un applausi. Calabria. Capisce tutto e ferma l'azione. Azione pericolosa. Può essere il pallone giusto. E il pallone entra. Punteggio che cambia dunque. E siamo 6-1. Ottimo intervento difensivo. E poi ovviamente è stato anche il suo errore. Si è trascinato il pallone oltre la linea. Ecco Tsimikas. Ribalta sul fronte opposto. Occhio a Zaniolo. Intervento ruvido ma corretto. Deulofeu.
Niente da fare, il difensore recupera. Zaniolo. Mette in area di rigore. E c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ha perso il conto, la partita davvero a senso unico. Giocata deliziosa. Ecco Zaniolo. Ter Stegen, attenzione, palla ancora in gioco. E ne approfitta, c'è la rete. Ha pagato a caro prezzo l'errore il portiere. La gira su Zaniolo. Deulofeu ha spazio davanti a sé. Grande parata questa. Ecco Tsimikas. Perde la palla sul contrasto. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Varane. Ronald Araujo. Ancora un quarto d'ora da giocare. C'è il recupero del pallone. Ferran Torres. Palla controllata da Kimmich. Intercetta il lancio e riconquista palla. Accompagnano l'azione. Nessun problema per la difesa che recupera. Pochi minuti al termine, quelli che separano la squadra di casa da una vittoria che sembra già in tasca. Risultato meritato per quanto si è visto in campo, Pier, almeno secondo me. Hanno preso il comando delle operazioni e non l'hanno più mollato, impartendo agli avversari una vera e propria lezione di calcio. I loro tifosi presenti. Occhio Pier, un'occasione grande questa. Respinge il difensore. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Kimmich supera il proprio marcatore, può segnare da lì e il pallone finisce dentro, e questo è un gol straordinario. Applausi, applausi, applausi. Krunic. Contrasto vincente. Sarà calcio di punizione per il Barça. Ronald Araujo. Tocco per Ferran Torres. Kimmich. Pedri. Palla gol per Pedri. Conclusione che termina fuori di poco. Ha cercato il gol puntando sulla potenza. Ok, ma così facendo le è mancata la precisione necessaria. Avrebbe dovuto far meglio da quella posizione, Pier. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Deulofeu. Che occasione. Tiro ribattuto. Calcio d'angolo battuto al limite dell'area. Ci prova da lontanissimo. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è il triplice fischio dell'arbitro, un'altra vittoria che consente di prendere il largo in classifica e poter sognare il titolo. Hanno dimostrato anche oggi di avere qualcosa in più rispetto agli avversari, Pier. Il merito è sicuramente dell'allenatore, capace di mettere insieme un gruppo unito, affiatato, ma anche di motivarlo nel migliore dei modi. Devono continuare su questa strada e sarà solo questione di tempo prima che arrivi anche l'aritmetica a decretare questo trionfo.